Siamo arrivati qui al frantoio Cicollella di Molfetta. Questo bel frantoio è innovativo innanzitutto perché abbiamo dei macchinari di ultima generazione, facciamo soltanto alta qualità e siamo molto, insomma, contenti e orgogliosi, sì, di questa. Anche perché abbiamo scoperto che questo bel frantoio, grazie, ha avuto un riconoscimento anche nazionale, ha avuto, sì, un premio. Un premio importante, il primo premio, questa bottiglia qui che si chiama Cagnara. Cagnara è il nome della contrada dove abbiamo il terreno ed è una DOP Terra di Bari, primo premio nel fruttato intenso, una coratina in purezza con questi sentori di erba appena tagliata e cicoria, un amaro e un piccante molto equilibrato. Diceva anche che questo olio ha dei polifenoli molto alti, un valore molto alto, quindi che cosa siamo ci porta? Siamo intorno ai 900, quindi quando un olio è ricco di polifenoli va bene a tante cose, perché i polifenoli sono antiossidanti naturali. Quindi un elisir di bellezza e di lunga vita. Esatto. Quindi è anche una cosa anche salutare, oltre che buona. Sì. E allora ora andiamo alla scoperta di questo a scoprire la parte produttiva del frantoio. Va bene, grazie Francesca. Giuseppe, stiamo qui vediamo come tutti i procedimenti. Sì, quindi allora, che cosa sono questi cassoni? Le olive arrivano dal campo e vengono messe in questi cassoni così possono arieggiare e vengono molite nel giro di 3-4 ore. Quindi, come potete vedere, vanno prima in un deramifogliatore, poi dopo essere state defogliate vanno nella lavatrice con questo nastro che le trasporta nella lavatrice vengono lavate, vengono asciugate e poi tramite questa tramoggia e questo elevatore vanno al frangitore. Il frangitore non è altro che un disco con dei coltelli che, girando velocemente, spappola le olive producendo la pasta di olive, e il frangitore è condizionato, quindi passa acqua fredda per evitare l'innalzamento della temperatura. Perché se più la temperatura alta va a rovinare il prodotto. Quindi questa è la lavorazione a freddo, a temperatura controllata. Tutto poi è controllato da un software che controlla le temperature. Dopo il frangitore, tramite questo tubo blu, la pasta viene inviata alle gramole. Le gramole sono questi due cilindri in acciaio dove la pasta rimane dai 5 ai 10 minuti, dove viene gramolata, quindi viene girata lentamente. Tutto questo processo avviene sottovuoto, sempre per evitare il contatto della pasta con l'ossigeno. L'ossidazione famosa, esatto, diciamo. L'ossidazione che rovina il prodotto. La gramolazione serve ad accumulare le goccioline d'olio, quindi dopo aver gramolato, la pasta tramite questo tubo, come potete vedere, viene immessa al decanter. Il decanter è un decanter a due fasi che, girando velocemente, stacca l'olio prima e l'acqua essenza poi. L'olio, uscendo da questo tubo in acciaio, va nella vaschetta di raccolta. Dalla vaschetta di raccolta viene subito mandato al separatore. Il separatore non fa altro che separare ancora quei residui di acqua. Toglie ancora altra acqua. Quindi separa acqua dall'olio. Dopo il separatore, l'olio viene filtrato, va nel filtro, che è un filtro a cartoni di pura cellulosa. Anche qua lo filtriamo per separare ancora le micro goccioline di acqua e i micro residui di lavorazione, la cosiddetta feccia. La filtrazione è uno dei passaggi più importanti per ottenere un olio di qualità e per permetterci di conservare un olio di alta qualità, perché andiamo a togliere la famosa feccia, che non fa altro che andare a rovinare il prodotto nel tempo. Va benissimo, e quindi è pronto questo oro giallo. Poi l'oro giallo lo stocchiamo nei nostri silos di acciaio sotto azoto, sempre per evitare il famoso contatto con l'ossigeno, e imbottigliamo solo su richiesta. Solo quando riceviamo l'ordine dal cliente, l'olio andiamo. Viene imbottigliato o in bottiglia o in baking box. Bottiglia da mezzo litro, 250 ml, e baking box da 3-5 litri. Va benissimo, grazie. Grazie a te.